Allora, innanzitutto mi voglio scusare con tutti i nostri tifosi perché sicuramente non ci stiamo divertendo, perché sicuramente dobbiamo riprendere in mano. Faccio questo perché voglio difendere me, voglio difendere tutti i nostri tifosi, tutte quelle persone che vengono allo stadio da tanto tempo, perché è ora di finirla, perché noi purtroppo oggi, se qui veniva Tizio, Caio, Sempronio, era solo giustificazioni, nel senso che si parla, sì, alla fine c'era un rigore, c'era il rigore, ma il rigore fa parte di una giornata dove l'arbitro può darsi che ha sbagliato e tutto il resto, no, ma non sono giustificazioni per quello che si è visto in campo. In campo si è visto che noi non abbiamo fatto un tiro in porta, in campo si è visto che è purtroppo una squadra senza palle, in campo si è visto che è una squadra che ha dei limiti, in campo si è visto tutto quello che è questa squadra. E io sono molto preoccupato che ci possiamo salvare con questa squadra, ma lo dico francamente e finalmente lo devo dire, perché non devo più difendere nessuno. Io devo difendere tutti i tifosi del Teramo, perché devo fare questo. Non voglio più che nessuno venga qui a dire, a fare, chiunque io adesso mando qui, direttore sportivo, direttore generale, allenatore, sicuramente tutti parlano per il loro orticello. Io invece sarò il critico di questa società, molto critico, perché fin quando loro staranno qui dovranno dare non il massimo del più del massimo, non potranno parlare mai più con nessuno, dovranno solo impegnarsi, domani si dovranno allenare di nuovo, o doppio o triplo allenamento, perché se devo perdere voglio perdere in questo modo. E se poi in questo modo sicuramente non ce la farò perché non so cosa succederà, mi assumerò io le mie responsabilità, perché oggi se faccio questo penso che questa squadra avrà grosse difficoltà a salvarsi. Lo Quindi a dico gennaio si parte. francamente, non parlo né di gennaio e né di giugno e né di febbraio, io parlo di come vedo la squadra in questo momento. Quindi quello che sto dicendo a voi l'ho detto a loro, senza nessun tipo di polemiche, perché sono tutti bravissimi ragazzi. Se pomeriggio adesso andiamo a mangiare una pizza, io sto insieme a loro. Ma da oggi in poi io sono, manco il presidente, sono colui che dirò a loro tutte le verità che vedo, senza nessun problema. Perché è l'unico mezzo per cui noi. Per cui possiamo vedere se riusciamo a stimolare nella loro mente determinati concetti che io oggi sto dicendo. L'allenatore lo Quindi, tiri fuori da questo discorso? no, 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 è compreso tutti i calciatori. Non tiro fuori né l'allenatore, non tiro fuori né il direttore sportivo, tiro fuori il direttore generale che sicuramente fa altro e quindi ha anche altre mansioni. Ma sicuramente la parte tecnica è sotto accusa al 95%. Quindi, perché fino adesso tutte le responsabilità, tutte le colpe se li prende sempre uno solo, il presidente di una squadra di calcio che mette tanti di quei soldi per vedere questo schifo di questo livello, e le colpe giustamente se li prende il presidente. Dopodiché, se io oggi prendo l'allenatore, prendo il direttore e lo tolgo, leggi sbagliatissime, li devo pagare lo stesso. E quindi non è che tu oggi dice. Lo tolgo, non lo pago, prendo un altro, speriamo che vada meglio. No, devi pagare l'uno e l'altro. Quello che prendi, non pensare che sia meglio di quello che togli, perché io li chiamo bestie, scusatemi l'espressione, per me sono tutte di quel livello lì, perché io non li chiamerò così fin quando loro non vinceranno, perché qui nel calcio conta una sola cosa, il vincere. Oggi Diana, che lo vedo lì, ha meritato ampiamente il pareggio perché. Perché Diciamo che sta dicendo anche sì, mister, però il rigore, lo hai visto, era netto. E quindi se ci davano il no, rigore, te lo dico, cioè sono diciamo arrabbiato. per lui.
Ok, sì, mi fa piacere. Quindi dico solo questo, e sicuramente se la nostra squadra si vuole salvare non è il modo come sta giocando in questo momento. Quindi. Senti, per te i cali sono soprattutto fisici? No, io non parlo né di cali fisici né di altro, perché non fa parte, io ho dei collaboratori che pago regolarmente e che devono pensare a tutto quello che mi hai chiesto tu. L'allenatore non è in discussione? Assolutamente no. Quindi il silenzio stampa non abbiamo capito? No, che silenzio? Il Teramo parla tramite il suo presidente, appunto. Okay. Silenzio stampa? Assolutamente no. Sicuramente quello che vedrò io in settimana racconterò qui, senza dover difendere nessuno. Se sono bravi sicuramente dirò che sono bravi, se sono quelli che abbiamo visto nelle ultime quattro partite dirò che abbiamo visto, non dico il nome, però gliel'ho detto di persona il mio pensiero. Quindi ti toccherà venire tutti i giorni per vederli? Beh, sicuramente farò anche questo. Ma qual è la cosa che ti ha fatto arrabbiare di più? Che facciamo schifo, punto.